Fatta, eh? L'abbiamo fatta. Come stai? Portato un succo di frutta, mi ha portato. Ho portato un paio di ingredienti paraculi. Come stai? Molto bene. A posto? Ho portato le cose per fare una bevanda gastrica. Cannuccia. Mazza che merda, sempre all'uso. Salsa Worcestershire. Tabasco sauce. La vodka, perché comunque... No, fammi vedere la marca che c'è la lira. No, e poi questo ingrediente segreto dei sedani. Sedano. Per fare il... Bloody Mary. Bloody Mary, bravo. Tu stai col vino? Poi? Mandito, pure mo, ora ti faccio un bel cocktail io. A me devo. Vuoi dire? Questo ho portato io perché so... Belli pure da, questi, da hipster, eh? Stavi a far giga. Ne avrei 50 al cinese. Allora, praticamente, questo fantastico cocktail si fa così. Due parti di vodka. Tanto quindi di questo così? Esatto, due dita. Capirai. Ne volevamo fare tre perché noi siamo matti? Ma famo ne due, se no si imbriachiamo subito. E comunque... mezzo litro di vodka e una discreta quantità di vodka, tre parti di succo di pomodoro. Che faremo? Del sale e del pepe, che immagino che qua è fornito, casualmente stava lì, casualmente era bello pronto. Due pizzichi di sale, due pizzichi di pepe, famo tre che è meglio. E limone, c'hai un limone? Ce l'ho io grande, tac, mezzo limone, sennò troppo pensano male. Il limone un po' a caso, però diciamo così. 5 gocce di tabasco, 5 cc, 1, 2, 3 4, 5 6 del Worcester, 2, 3, 4, 5 quanto 6. Basta, direi. Poi mettiamo santa vodka che abbiamo messo a marinà, due parti. Mamma mia, già stanno a lungo. Stai nauseato? 3 di pomodoro. Faremo una figura di merda da tutti i barman che rompono il cazzo, vai qua. Ernoi non me lo sento più da quando ha fatto quella cosa. Perdi follower. Da quando è andato a Milano ormai. Da quando qua. Ha fatto quel Bloody Mary. Yeah. Certo sei cannuccia, flua. Vabbè, io la parte mia l'ho fatta. Mo te mi ha invitato qua, che devo fare? Fammi che. Cazzo, io oggi non faccio niente. Siamo qua, aspettiamo. Manco cucino. Ah. La vostra, la sua. Signora, vuole un Bloody Mary? Grazie. Cheers, bro. Che un po' sta roba. Cioè, oggi non faccio niente perché siamo da Olivieri, che è un grosso amico nostro. Fa carne cruda, roba del genere. E quindi la famo preparare a lui. No, cioè tu cucini solo burger, se non mangi altro praticamente. No, no, mangio tutto. Anzi, okay. Hamburger li faccio mangiare all'altro. All'altro. Okay. Sì, poi la gente pensa pure che c'ho ristoranti e cose, in realtà non c'è niente, non c'è manco una lira. Visto che stiamo a Tuscolana qua, no? Sta roba è Tuscolano 10. Tuscolano c'è il distretto di polizia, il distretto dove lavorano Ricky Memphis, Tirabassi, no? L'hai visto? Io ero fan fino alla quarta serie. Perché essendo fan di Ricky Memphis e Tirabassi dei tempi d'oro, ti ricordi i bei filmoni, no? Beh, io poi ho bazzicato parecchio Tuscolano, perché andavo a scuola a Don Bosco a Cinecittà. Abitando sempre al Prenestino, stavo spesso su Alavia, cioè comunque questa zona mi ha bazzicato. Quindi... passione per il distretto di polizia? No, passione fino alla quarta serie, perché c'è stava Isabella Ferrari. Poi c'è la quinta che c'è sta cosa, Claudia Pandolfi che è ancora buona, poi invece diventa la merda, se qui c'è sta solo il tipo che fa carriera, diventa... Non l'ho mai visto. L'hai mai visto? A me piace comunque, racconta uno spaccato di Roma, è girato malissimo, però recitato farite, male. A te che sarò, dai. No, mi hanno detto di, mi piace, Tirabassi e Ricky Memphis, qualsiasi cosa fanno mi piace, quindi... Lo sai un altro che sta roda per il distretto di polizia? Lucci, scommetto. Lucci. In parte non è una merda totale. Il distretto di polizia Lucci. No, non è una merda totale, racconta comunque così, non lo so, poi è girato in degli anni in cui noi eravamo comunque giovani, c'è stato un altro look, c'è stato, capito, mi ricorda un po' l'adolescenza. Però pare ci sia sta leggenda che dice che è morto uno in distretto polizia. Durante la serie? Durante la serie. Ma un attore?
tipo uno importante. Ricky Memphis. Muore Ricky Memphis. Muore nella serie, non nella realtà. Chiaro, sì, infatti da là è diventata una merda. Guarda quando non c'è più Ricky Memphis. Quando Lucci l'ha saputo, la leggenda narra che l'abbiano visto piangere. Beh, è una scena mega commovente, eh? Perché poi c'è il padre di Ricky Memphis, pure che spacca l'attore. E pure hai pianto quando è morto Ricky Memphis. No, però ho detto, cazzo, il mo'? Te giuro, è stato un momento brutto della serie che dice vaffanculo, e mo' che cazzo faccio io tutte le sere? Mo' sta a fa' roba? Mo' sto a fa' roba, mo' praticamente è la prima volta in vita mia, mi sa che ho smesso di suonare per un po' di mesi e che non mi farò l'estate suonando. Infatti mi destabilizza un po' sta cosa, perché la cosa più bella per me è quando stiamo nella macchina e vai. Ah! Andare dritti, capito? Poi il ritorno via sempre a male, però l'andata via sempre bene. Mi ritiro a lavorare al disco nuovo, quindi se state non si suona, si scrive, si pia un po' di sole, si fanno due viaggi. Ma com'è sta scelta a Milano? Sta scelta a Milano è nata un po' casualmente perché stavo a lavorare al disco con Fritz, quindi spesso andavo a Milano e tornavo. E a un certo punto ho detto, senti, lo sai che c'è, mo mi piace una casa almeno 4-5 mesi senza che faccio su e giù, mi fermo qua, perché sennò scottavo la casa dei Fritz e comunque entrambi era un po' scomodo. Mm. Quindi un altro amico nostro lasciava una casa, noi l'abbiamo presa e teoricamente saremmo tutti sta qualche mese. Poi che ti devo dire, mi sono trovato bene, c'avevo voglia di cambiare un po' aria, c'avevo un po' da lavorare là, si è aperto il negozio di propaganda là. Roma è un po' moscia. Roma è un po' moscia, Roma è gigante, fratello, non è che no, è un po' moscia. No, però a livello proprio cioè, musicale anche così, non c'è. Ma diciamo che c'è un po' meno voglia di lavorare come noi, vedi che stiamo a mangiare con Cambria Cassa alle 4 pomeriggio. Invece a Milano la gente si imbriacano sempre, però dopo le 6. Prima delle 6 la gente si sveglia alle 7 di mattina, alle 8 stanno al Torchio a lavorare, dalle 6 volano tutti per l'aria così e il giorno dopo ristanno tutti al Torchio. A Roma volano tutti per l'aria, poi si svegliano a luna. Alle due se ricominciano a fare un campare al bar non fanno un cazzo. Pure Silvanuccio sarebbe venuto a Milano. Silvanuccio sarebbe venuto a Milano. Ha tradito Roma pure lui. Ha tradito, traditori di Roma. Raga, però voglio dire, io sono pure cittadino del mondo. Io sono a Roma, è mia madre, è casa mia, quello che ti pare. Però io ho vissuto a Amsterdam, ho girato, ho fatto un bel po' di viaggi. Io mi sento cittadino del mondo. A me non è che mi sento che una città più di un'altra è casa mia, capito? A me piace girare comunque. Dove trovo da fare, mi trovo bene, ci sto. Poi domani posso pure andarmene a Torino, sta bene a Torino, trovo il terreno fertile lì. Ho visto che tipo da quando te ne sei andato da Roma, magari hai riallacciato dei rapporti con gente di Roma che invece quando ci stavi qua a Roma... Tipo Silvan. No, frate, ma quando sei pischello a Roma sei un testa di cazzo inevitabilmente, capito? Quindi il tuo nemico è il tuo collega, è il tuo, cioè, la competizione. Ma c'è dappertutto, c'è pure a Milano, c'è a Firenze, c'è a Napoli, è normale che essendo tutti quanti persone cresciute dai graffiti, da sta roba qua, la competizione, il testosterone, ste cagate qua, comunque sia... Tipo la promo quella del disco dei Broke Speakers, che la tua sembra proprio fatta decore. Decore? Dici qualche verità è stata detta? Bella luce. Fettina di scottona fatta a modo di spaghetto, carciofa romana e parmigiano. Bravo. Pane fatto fare dal kebabaro. Vediamo. È un zucchero, Sergio. Ah! Beh, regà, una roba. Frate, questo è il panino del secolo, no? Dell'anno. Idea del pane, beh, di Silvano, sto cazzo di Silvano. Sto cazzo di Silvano, una le pensa zitto, mille zitto, ne fa. Chiude la mignotta. Pare un coglione, invece. Oh. Tu hai raggiunto uno status in cui sai di essere un po' tipo una leggenda. Dicono. Sei riconoscibile in tutto quello che fai, no? Proprio anche a livello estetico così. Tu sai di averci tipo sto peso addosso. Cioè... Porco due sono là, per esempio. Sì, Assai. Cioè comunque tornassi indietro forse avrei fatto un altro lavoro, cioè avrei continuato con il vecchio lavoro. Tornassi indietro ora. Una cosa che ho capito l'altro giorno, parlando con non mi ricordo chi, che praticamente io mi ricordo, tu pure andavi ai concerti quando eri pischello, immagino, no? Io andavo a una cifra dei concerti. Ma andavo al concerto, pure che era un gruppo figo, oppure che era un gruppo accessibile a me. Non è che c'avevo sta paranoia di voler conoscere per forza il cantante. Quando era finito il concerto, dicevo, mamma che bomba, hanno spaccato, andiamo sempre a canna, cosa divertire. Non è che passava la serata fuori al backstage a piangere per una foto col cantante. La cosa per noi non la capiremo mai, perché comunque
siamo un'altra generazione, però mi dispiace che i ragazzi non riescono a accontentarsi di sentire la musica di un gruppo e poi prendere tutta l'energia della serata, andarsi a divertire. Ma poi si devono dannare tutta la sera in fila a farsi buttare fuori e buttare fuori, a farsi la fila, a tentare di arrivare al backstage per farsi una cazzo di foto che io a fine serata, al fine del concerto, mi andavo a divertire. Cioè, come la vivi te? Il fatto di sapere di essere comunque una leggenda per quello che hai fatto, capito? Sono mega contento perché vuol dire che ho fatto qualcosa di figo. Bellissimo. Ho tanti amici che fanno tanti lavori di fatica. Ho fatto pure tanti lavori di fatica, per cui ringrazio Dio, la Madonna, ogni giorno di essere... dove c'è lavoro che mi piace, di lavoro quello che è. C'è una cifra di aspettativa su tutto quello che fai, quindi tu non puoi mai dargli la delusione a un fan tuo che magari non lo saluti, quello si offende e te odia. Vabbè, quindi ci convivi col fatto di essere una leggenda. Ci convivo, malamente però ci convivo. Ci stanno tanti posti nel mondo dove per fortuna non sei nessuno e se vai là hai l'opportunità di vivere una vita di nuovo come una persona normale, senza essere osannato da alcuni e infamato da altri, perché comunque poi c'è sempre una doppia lama a doppio taglio. C'è chi ti ama e c'è chi ti odia perché stai avendo successo. Noi, te giuro, dal canto mio, uno, non avevamo mai pensato che la nostra merda potesse piacere a qualcuno, la facevamo solo per dar fastidio alla gente. Invece un sacco di gente stava in fissa, perché tutti vogliono piacere, noi volevamo disgustare, capito? Alla fine siamo piaciuti. Forse per quello piaceva Metallari. Sì, questa cosa, no? Sicuro. Del fatto tipo che comunque poi invece inizi a piacere non te snaturalizza un po' la cosa? Non ci ha mega snaturalizzato, però siamo come quando Miki disse a Rocky: è successa la peggior cosa che può succedere a un pugile, ti sei imborghesito. E noi un po' ci siamo imborghesiti, capito? Comunque non è che potevamo continuare a essere quelli che suonavano nel sottoscala così, eh. A un certo punto, quando t'arriva nel camerino l'Absolute o la Belvedere, dici: guarda, questa te la riprendi, mi porti a Belvedere, questo è essere imborghesiti. Per noi, pensa un po' che livello. Ma magari prima con Duperoni. Con Duperoni stavamo tutti contenti. Ma regamo, ripetiamo Duperoni. Famo il bis. Tanti hanno fatto quella cosa proprio di merda, tipo che tutti dicono: oh, porco due l'ha fatta. Ci stanno tanti che hanno fatto poi quella cosa di merda, hanno pure recuperato un po' di credibilità. Te quella cosa di merda non l'hai mai fatta, hai sempre fatto la roba del noise. Questo sì, spezzo una lancia a mio favore, perché sono mega calcolatore, ci penso una cifra, le cose. Soprattutto non ho mai voluto far cagate, comunque sia, non mi sono fatto mai, mi hanno fatto proposte, potevo andare qua, potevo andare là. Però effettivamente tante volte ti trovi in una posizione scomoda in cui c'è qualcuno che, diciamo, a te fa, magnate a merda e vai. A me non me ne frega un cazzo che posso fare. No, mi hanno invitato alcune trasmissioni senza negate. Andà là a farmi crocifiggi, a me non mi va. Cioè, c'è chi ci vuole andare a fare una figura di merda, poi tanta figura di merda la fai. Tante volte magari vai tipo carota con l'asino, sei attratto dai sordi, a un certo punto non te ne frega un cazzo, ti giochi il tutto per tutto. Dici: ok, io faccio sta cosa, vai, pronti, fatemi quello che vi pare, io sto qua. A me questa cosa non mi interessa, nel senso, io a me ci tenevo che devi fare sempre una cosa figa per cui nessuno ti prendeva per culo, nessuno ti poteva mai di stronzo. E tante volte ho fatto delle scelte e qualcuno mi diceva: sei sicuro? Guarda, fai una cazzata. E io dicevo: guarda, magari faccio una cazzata, però l'ho fatta con la capoccia mia, magari. E poi alla fine si è rivelata, come tu dici, la cagata, non la merda, non l'hai mai fatta. Tatuà non tatuo più. Tatuà purtroppo non tatuo più, perché il tatuaggio, tu ben sai, lavorando in un negozio di tatuaggi per tanti anni. Lo vediamo Swansong. Swansong Tattoo Family. È un lavoro che ti succhia al 100% della tua energia. Quindi anche per rispetto alle altre persone che lo fanno in una certa maniera, io lavorando con tante persone che abbiamo avuto in comune, con cui abbiamo lavorato insieme, mi rendevo conto del loro disagio nel vedere me pieno di appuntamenti per fan mentecatti che venivano solo per parlare con me e non per il tatuaggio. A un certo punto uno era una asciugata dalla mattina alla sera pesante proprio, che doveva stare lì a sentire i fan e non era più gestibile la situazione là allo studio. Comunque, a prescindere da questa cosa, che comunque non puoi avere proprio un contatto con i fan che dura più di 3 secondi di una foto, perché comunque c'è tanta gente che... No, è pure che è pure fastidioso, no, parliamo se chiaro, dire. Che se dovevamo dire, esatto. Quindi, bella, ti fai la foto, anche se io non la concepisco, ti stringo la mano, quello che ti pare, però io non posso star lì a tatuarti a te che mi chiedi quando è scritto quella lì. Cioè, io tatuavo con le cuffie a un certo punto, capito? Non volevo più parlare con nessuno. Anche poi ho detto basta, non tatuo più. Ciao, sto qua col banana a fare la puntata. Dice: Anna, affanculo, mia donna. Dammi 20/25 minuti e sono lì. Vabbè, dai, ciao.
Dica. Devo andare, bro. C'è una serata stasera. Sturiamo sta bomba. Che la famo? Io gliela faccio, te. Sei un drago, sei io. Ah! Oh, grazie. Bella, eh? Ciao, caro. Stati bene. Saluto a Valerio. Dai, eh. Peace. Bella, eh? Oh, sparecchi te qua, puoi uscire. Sì, penso io. Ciao. Valerio, ci pensi te qua, io vado via? Sì, forza, poi ti sparecchi, te faccio a pezzi. Vola. Vola e te faccio a pezzi, bada. Ti ha portato le cannucce? Emanuele, per noi. Ma gli ho chiesto male l'ultimo concerto. Eh sì, da risparmio. Le cannucce a 20 centesimi.